Aiuto! Ho i bidoni dell'immondizia accanto al mio negozio! È la segnalazione disperata lanciata da Paolo, che nella vita fa il panettiere, ma nel tempo libero è un telespettatore di Rete Veneta. Noi, dopo aver pubblicato le foto che ci ha inviato, eravamo andati a trovarlo. Proprio un letamaio, proprio perché non c'è solo il secco, c'è l'umido. Alle IME gli chiedo, che sono 3 anni che vengo in ufficio, abbiamo telefonato, le ho mandato le foto, nulla non avete fatto. Io chiedo alla IME di spostarli. A oggi non le hanno ancora risposto? No. Malissimo! Quindi attenzione AIM, bisogna dare una risposta urgentemente alle richieste legittime di questo commerciante, altrimenti ci arrabbiamo, eh? Come with me for fun in my baguette. Citazione cinematografica! E se ieri ci eravamo fermati qui, oggi da qui ripartiamo. Dopo il nostro servizio, AIM ci ha assicurato al telefono che avrebbe contattato i commercianti. Bene, bene, grazie, controlleremo. Ecco, questa è la telefonata con cui AIM ci ha assicurato che avrebbe incontrato i commercianti. Allora andiamo subito a verificare che questo sia già avvenuto con Paolo, il nostro telespettatore. Buongiorno, allora, dopo il nostro servizio di ieri, AIM è venuta? Ha mandato qualcuno per incontrarla in modo che lei potesse spiegare qual è il suo problema? Sì, sono venuti stamattina, gli ho parlato, ha visto con i suoi occhi il problema, le immondizie fuori, ha visto anche le casse della radio, ferro, eccetera. Mi hanno promesso che sposteranno i bidoni. Bene, quindi sposteranno i bidoni dal suo negozio? Sì, finalmente dopo 3 anni forse ce l'abbiamo fatta, perché fino a che li vedo lì non sono sicuro, però ci siamo. Almeno vi siete chiariti, avete potuto parlare con AIM, quindi il servizio di Rete Veneta ha funzionato puntualmente. Sì, benissimo. Bene, è stato il nostro telespettatore che ha tirato il pollice in su. Direi proprio missione compiuta? Sì. Missione compiuta. Compiuta. PS, attenzione, noi di Rete Veneta non smetteremo di controllare che la città sia pulita e a raccogliere le segnalazioni di quei telespettatori che hanno problemi con i rifiuti. Quindi questa missione è compiuta, ma il nostro impegno continua.